Perché DarwinX sta cambiando per sempre il mondo del trading e degli investimenti grazie ad un fantastico strumento che utilizza, cosiddetto motore di rischio, che ti spiegherò in questo video. Infatti questo strumento permette a tutti i trader di diventare ancora più bravi e performanti, ma allo stesso tempo permette di rischiare molto molto di meno. E questo è il motivo principale per cui tutti si stanno affidando a questa piattaforma. Abbiamo già parlato di DarwinX in altri video, per chi non lo sapesse, è un broker regolamentato che permette sia ai trader professionisti ma anche non professionisti di fare trading sulla piattaforma avendo dei vantaggi incredibili, tra cui asset e capitali da poter utilizzare anche se avete 0 euro, quindi potete fare ovviamente trading sulla piattaforma, e dall'altro lato la piattaforma per gli investitori che hanno un capitale da investire e si vogliono affidare a dei trader professionisti con una strategia profittevole da molti molti anni. Ciao carissimo amico e benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci sono Salvatore, oggi parleremo del motore di rischio di DarwinX che ti permette di avere molteplici vantaggi sia se sei un trader sia se sei un investitore. Se tu sei un trader, il motore di rischio vedremo come ti può aiutare a far diventare la tua strategia molto molto più profittevole, e invece se sei un investitore ovviamente ti permette di essere tutelato andando ad investire in vari trader e in varie strategie. Il motore di rischio aiuta a ovviamente far diventare le strategie molto molto più profittevoli rischiando molto ma molto di meno. Ci troviamo adesso su DarwinX, piattaforma lato investitore. Come sapete, chi ha seguito questa serie di video sa che DarwinX ragazzi ha due piattaforme, lato trader e lato investitore. Se ancora non avete visto tutti i video andateli assolutamente a guardare, e oggi invece andremo a vedere come il motore di rischio influisce su tutte le performance. Per chi non lo sapesse, piattaforma lato investitore, c'è la possibilità di andare ad investire in degli indici che non sono altro che ragazzi strategie profittevoli di altri trader. Però questi indici, come vi ho anticipato, vengono anche gestiti dal motore di rischio di DarwinX, che permette ovviamente di ottimizzare in modo incredibile queste strategie. In descrizione ovviamente trovate i due link a DarwinX. Come potete vedere, io sto testando la piattaforma, che potete fare anche voi con un conto demo, e ho investito in uno degli indici. Ovviamente ragazzi attualmente ho investito $5,000 e come potete vedere sono abbondantemente in profitto dello 0,30%. Questo è uno degli indici, è uno dei DarwinX ragazzi che ha performato meglio, ha avuto un ritorno del 764% ad ora, ovviamente in moltissimi anni. E come possiamo vedere sotto ragazzi troviamo tutte le informazioni riguardo la strategia. Questo è un trader professionista, vedete che ha una strategia comunque profittevole nel tempo e ha avuto la possibilità di creare il proprio Darwin, quindi il proprio indice, sul quale tutte le persone ovviamente possono decidere di investire. Come possiamo vedere, se noi andiamo a cliccare invece sulla strategia sottostante all'indice, sostanzialmente ragazzi la strategia, come possiamo vedere, ha un rendimento leggermente diverso da quello che invece è l'indice in sé per sé. Il motivo principale è proprio il cosiddetto motore di rischio che va a modificare la strategia. E adesso vi spiego come. Ho preso per voi un indice su DarwinX che sta performando al 21,24% di ritorno di investimento nell'ultimo anno. E poi ho analizzato la strategia sottostante, questa qua, che sta performando ragazzi invece al 15,83%. È la stessa identica strategia, solo che, come vi ho detto, l'indice di Darwin va a modificare la strategia utilizzando il motore a rischio, il motore di rischio. Come funziona questo motore di rischio? Ve lo spiego molto semplicemente. Va sostanzialmente a modificare la grandezza degli ordini in base ad un parametro, il cosiddetto valore a rischio, che è un valore, ragazzi, che va ad analizzare la strategia di un trader, ovviamente andando a vedere se questo trader rischia più del dovuto oppure se magari apre operazioni più piccole, andando sostanzialmente a fare una stima di quelli che possono essere i guadagni futuri in base alla strategia adottata o le perdite future, andando a modificare ovviamente la strategia. Se quindi il trader è troppo aggressivo e rischia troppo, il motore a rischio va a ridurre la grandezza degli ordini. Se viceversa il trader è troppo conservativo e quindi ovviamente rischia troppo poco, questo motore di rischio va ad aumentare la grandezza degli ordini, rendendo ovviamente ragazzi i trader molto ma molto più profittevoli. Per farvi capire meglio, immaginate due trader. Il primo trader con un money management molto molto corretto e quindi un equity che cresce nel tempo, ragazzi, molto molto bilanciata, che fa una sorta di movimento del genere. Adesso sto simulando così. Un trader sostanzialmente professionista ha un equity che nel tempo cresce in questo modo, ovviamente con sempre piccoli drawdown, perché ci sono le fasi di drawdown, poi può essere ragazzi magari un equity anche che fa una cosa del genere, non per forza, però è un equity che nel tempo cresce e non ha diciamo degli... Immaginate invece
dall'altro lato un trader molto molto aggressivo, che è profittevole sì, ma che comunque rischia molto molto. Cosa succede? Che l'equity, cambia il colore giusto per farvi vedere, fa una sorta di cosa del genere, ragazzi, può succedere questo, questo, quindi è un trader che nel tempo è profittevole, ma che comunque ha un equity che ha degli sbalzi molto molto più grandi, e quindi è un trader che rischia molto ma molto. Che cosa fa sostanzialmente il motore a rischio? Va a modificare queste due strategie. Per il trader conservativo va ad incrementare la grandezza degli ordini, rendendo il trader ancora più profittevole, perché è un trader che rischia pochissimo e che quindi potrebbe permettersi di rischiare di più, e invece va a modificare la strategia del trader che è comunque profittevole ma che ha un drawdown incredibile, andando a ridurre la grandezza degli ordini, perché nella maggior parte dei casi i trader profittevoli che hanno un equity molto simile a questa azzurra sostanzialmente sono dei trader che, quando magari sono in perdita, tendono ad aumentare la grandezza ovviamente degli ordini, andando poi a ritornare in profitto ed avere dei profitti molto spesso molto ma molto più grandi, ma assumendosi dei rischi enormi che potrebbero appunto far succedere la distruzione del capitale, quindi la perdita di tutti gli asset. E questo motore di rischio, ragazzi, è una cosa fantastica, perché anche se voi siete dei trader magari non molto molto profittevoli, quando andate poi ad operare su Darwinex e magari riceverete dei capitali allocati, se avete visto l'ultimo video altrimenti andatelo a guardare, a quel punto avrete poi la possibilità di creare il vostro Darwin. Che cosa significa? Ovvero la possibilità di creare il vostro indice, di avere dei capitali investiti da altri investitori che appunto possono puntare sulla vostra strategia, quindi guadagni più grandi. E sostanzialmente che cosa succede? Il Darwinex alla vostra strategia applica questo cosiddetto motore di rischio, che quindi la va a modificare, e questo, ragazzi, vi permette di performare molto ma molto meglio. Se invece siete degli investitori, ovviamente quando andate sulla piattaforma e andate a cercare sostanzialmente tutti i Darwin, eccoli qua ragazzi, basta cliccare su All Darwin, vi compariranno tutti disponibili, tutti questi indici potete analizzarli, quindi ci cliccate sopra, vedete come stanno performando, vedete ragazzi, e poi andate a cliccare su Underlying Strategy, quindi la strategia sottostante. Ovviamente ragazzi, vedete qua la strategia sottostante, ragazzi, non è assolutamente come l'indice, quindi potete vedere che modifica in modo incredibile le strategie, rendendole molto molto più profittevoli. Ovviamente ragazzi, qualsiasi cosa non capite di Darwinex trovate sul sito, ovviamente sulla home principale, tutte le spiegazioni riguardo ogni singola parola che trovate qua sopra. Quindi se voi volete sapere bene come funziona il motore di rischio, trovate la spiegazione dettagliata, il valore a rischio come viene considerato, trovate spiegazione dettagliata, quindi di qualsiasi cosa. E quindi ragazzi, in questo caso, se siete degli investitori, avete la possibilità di andare ad investire in degli indici che sono ovviamente aiutati da uno strumento secondo me molto molto valido. Motivo principale, ragazzi, per cui Darwinex sta raccogliendo tantissimi investitori e milioni e milioni e milioni di dollari di investimenti, e ovviamente i tantissimi trader super super profittevoli, ma questi li potete vedere. Se vi sta piacendo questa piattaforma e volete altri video, ragazzi, per me è molto importante, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, anche e soprattutto se la state utilizzando. Tra l'altro potete vedere, ragazzi, anche i capitali investiti su ogni indice: 35 milioni, 1 milione, 32 mila dollari, 42 mila dollari, 2 milioni, quindi ragazzi 7 milioni, 1 milione, potete vedere che ci sono davvero tantissimi tantissimi soldi investiti in ogni indice, e questo vi fa capire la potenzialità della piattaforma sia dal lato investitore ma anche e soprattutto dal lato trader, che comunque ha accesso a tantissimi e grossi capitali che vi permetteranno, anche se non avete grossi budget, di poter fare trading. Come vi ho spiegato nell'altro video, ve lo riaccenno, pagando semplicemente un abbonamento $28 al mese, che è il massimo vostro rischio che avrete, perché poi i capitali ve li darà Darwinex in base a tutta una serie di requisiti che ho spiegato negli altri video. Se ti sta piacendo questa serie di contenuti riguardo Darwinex, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Se c'è qualcosa che non hai capito o vuoi sapere di più, fammelo sapere. Per questo video è tutto, lascia like, iscriviti al canale, io ti aspetto al prossimo.